Gracias. Gracias. Bentrovate, bentrovate. Grazie per questo bellissimo contributo. Sono stato un figlio per mio padre. E sono stato un figlio per mio padre che faceva parte della generazione della ricostruzione. E i figli allora erano davvero i depositari del futuro, coloro verso i quali, ecco, veniva speso tutto lo sforzo, il sacrificio della migrazione, del lavoro intenso, della fatica. Sì, una destinazione continua, un tentativo di lasciare eredità, perché la vita ricominciasse ancora più ampiamente, un po' assicurata finalmente per i figli, rispetto al tempo della loro figlialità. E poi sono diventato padre, un po' in là nel tempo, negli anni in cui ormai ci trovavamo in una sorta di tempo d'esodo, di passaggio, negli anni 90, in cui il mondo, costruito dalla generazione di mio padre, era ormai passato, era il mondo che si era lasciato. Era un po' come l'Egitto per Israele, quel mondo delle sufficienze, garanzie, sicurezze, stabilità, dei diritti conquistati, delle politiche sociali, del lavoro e delle sue rappresentanze. Tutto questo negli anni 90, dopo il crollo del muro, cominciava a diventare molto incerto, sempre più incerto. Non era più chiara la promessa. Era più chiara per mio padre la promessa, il contorno della promessa era più chiaro. Quando hanno approvato la legge per la scuola media unica obbligatoria, mio padre è venuto a casa con la bottiglia di spumante. A casa mia lo spumante arrivava solo a Natale, si mandava a casa una volta alla settimana, quando andava bene. E quell'anno due volte lo spumante. Una volta il primo di dicembre, perché la legge era stata approvata, e poi a Natale ha stappato la bottiglia di spumante, mi ha fatto andare il tappo sul piatto del vicino come da tradizione e ha detto: questo è il regalo più bello che la mia generazione poteva fare, lo che ha detto a me e mia sorella grande. Poi ne sarebbe nato un'altra dopo un po', la scuola. Era impegnato in politica, aveva le pretessere classiche in bergamasca, le pretessere bianche, no? Legislazione cattolica, democrazia cristiana, quattro con quella delle acque, per cui non fossimo nati le mie ormai, avrebbero avuto le feste rosse sicuramente, ma lo stesso senso della consegna, del futuro. Io sono diventato padre in un tempo in cui non potevo pensare alla consegna in questo modo per i miei figli. In tempo d'esodo a cielo aperto. Non hai un mondo nel quale far entrare. Non hai un progresso sociale da perseguire. Non hai sicurezze di tipo economico, ti illudi se pensi di averle. C'è poca assicurazione di questo tipo. In tempo d'esodo, la promessa va definita, come dire, giorno per giorno, va fatta apparire nella qualità delle scelte, nella qualità anche delle memorie che tu racconti, che sono però memorie, testimonianza di sogni buoni, di umanità giusta. Non memorie, come dire, edificanti, memorie magari di sogni interrotti, memorie di fedeltà che poi non si è riusciti a mantenere del tutto, eppure memorie di come si è usato provare a dare inizio a una convivenza nuova, più fraterna. Sì, la trasmissione della memoria, ma della memoria di futuro, della memoria del futuro, del fatto che noi dobbiamo vivere, come dire, sospesi verso un avvenire, una sorta di anticipo. In tempo d'esodo i padri possono costruire tra loro, con i figli, con le madri, in fraternità anche così impreviste nelle loro forme, i contorni di una promessa da dentro i gesti.
da dentro gesti, esperienze, anche esperienze sociali, che hanno il carattere della germinalità, dell'anticipo appunto. La promessa ha la forma di un anticipo. La memoria del futuro è la memoria di tutti i momenti di una vita, di una vita che a volte è stata molto difficile o che è stata presa dal brivido del provare a creare insieme una frontiera di vicinanza, di prossimità e di giustizia nuova tra le donne e gli uomini. Ecco, un momento in cui sembrava, sì, come dice Maria Zambrano, un po' di rimettere al mondo il mondo o di far riapparire nel mondo la traccia originaria, buona, consegnata dal padre, appunto. E questo, e adesso in quest'altra stagione della mia vita con i figli ormai grandi, che sono un poco partiti per le loro strade e restano a distanza, in vicinanze, in raccordi, in richieste di verifiche, mi capita di essere prossimo a molti padri affaticati, un po' spaccati dentro, spaccati nelle biografie appunto, spaccati nelle esperienze di colpa, di violenza, di inadeguatezza. Ricordavo proprio il lavoro fatto sulla lettera al padre di Kafka in carcere a Bergamo, a Brescia, gli anni scorsi, ha una potenza grandissima, quella lettera, perché smuove dentro. Ogni padre, quando si mette di fronte al figlio, in qualche modo torna figlio a sua volta. C'è un movimento di ritorno in verità profonda, è capitato anche a me. Perché riconquisti in una sorta di nuova evidenza ciò che ti è stato dato in profondità, ciò che ti è stato donato, ciò a cui eri richiamato o chiamato dal padre. E questo rapporto è interessante perché ti fa scoprire che non sei tu l'origine, l'autore principale dei tuoi gesti, dei tuoi progetti di vita, non è quello che consegni appunto. È la memoria del tuo essere, come dire, legato a un grande debito. Qualcuno ha destinato a te le sue attenzioni, i suoi gesti, la sua cura. Ma certo, non ti ha evitato i sacrifici, la durezza della vita. Ma in questa destinazione ti ha mostrato una cosa preziosissima, che è stato bello nascere piuttosto che non nascere. In tempo d'esodo, i figli non vivono questo come un'evidenza assoluta. Per mio padre era un'evidenza assoluta, per mia nonna anche, no? Che fosse stato bello nascere piuttosto che non nascere, era un'evidenza assoluta. Per i nostri giovani, per i miei figli, per i miei studenti, per l'età dei miei figli, per i ventenni, per gli adolescenti di oggi, non è un dato evidente. È un'esperienza che va consegnata. Si può andare al cuore di questo, in un incontro particolare con le figure adulte. A questo i padri sono chiamati dei figli. In questo senso sì, i figli possono in qualche modo salvare le paternità richiamandole a un nuovo obbligo, a una nuova destinazione dei loro gesti. È stato bello nascere piuttosto che non nascere. Valeva la pena. La pena che è richiesta vale. Vale perché ti fa scoprire il gusto di fraternità, di attenzioni, di una profondità del sentire, di una riconoscenza per la bellezza e anche per l'immaginazione che può esserci tra le donne e gli uomini quando si prendono sul serio, quando vogliono uscire dalla frattura, dal buio, quando vogliono cantare la lode di ciò che è stato loro donato. Nei progetti concreti, giorno per giorno, nel lavoro, nel modo in cui si è fraternamente vicini, in cui si fa comunità, o meglio, nel modo in cui mettiamo in comune la vita. Forse ci siamo dimenticati che una delle radici profonde di comunità è mettere in comune la vita. Ne stiamo facendo una specie di totem identitario esterno che ci rassicura della comunità. La pensiamo come una specie di solidarietà perimetrata, di piccolo fortilizio nel quale collocarci, che
poi è un po' paradossale, una solidarietà, una fraternità con il muro attorno. No, no. La comunità è vita messa in comune, vita in comune, sì, affidata gli uni agli altri, come tra padri e figli. Tra padri e figli si gioca un gioco particolarissimo, che è quello di una reciprocità simmetrica. I buoni padri, i figli già piccoli, li chiamano un gioco di responsabilità, di attivazione. Stanno vicini e li lasciano un po' soli. Non evitano loro le prove, le cadute. Non evitano loro un po' quegli smarrimenti. Sì, stanno in vista, ma non evitano. I padri che evitano a tutti i costi non stanno facendo bene i padri. Ma oggi per forza devi lasciare la prova in mano ai figli, mostrando che è possibile attraversarla, perché loro saranno i protagonisti di quel futuro che tu devi consegnare perché loro lo facciano nuovo. In tempo d'esodo, il tempo della promessa sarà il loro. Tu al massimo potrai accompagnarli in qualche anticipo. Appunto, tu potrai fare anche il passatore che arriva fino a un certo punto su una sorta di soglia e poi dovrai inviarli, lasciarli andare, sì, farli andare in modo esigente, inviarli. Inviarli avendo provato a costruire con loro esperienze che diano la chiara evidenza della concretezza delle grandi soglie, delle grandi sfide, delle grandi scommesse di futuro sulle quali l'umanità oggi gioca la sua stessa sopravvivenza. Non potremo assicurarli. Potremmo, sì, raccontare loro che vivere nella prova, forse anche nella sconfitta, è bellissimo. Forse anche nella sconfitta. Può anche darsi che i nostri figli debbano vivere per non molto tempo, un tempo di nuove sacrificalità. Non lo sappiamo, può essere. Può darsi che questo ci attenda. E cosa devono fare i padri e le madri? Provare una sorta di piccolo delirio di assicurazione totale? O fare in modo di vivere accanto a loro, augurandosi e augurando loro che nel caso, in quel tempo, sappiano restare in piedi, anche contro vento, dignitosi, giusti, buoni e giusti. Questa sarà la consegna del futuro. C'è una frase bellissima che la figlia di Aldo Moro, Agnese, scrive nel suo libro dedicato al papà. Dice: mio padre negli ultimi mesi della sua vita era preoccupato che gli adulti, e diceva i padri e i politici, vengo di mettere le pagine di Assionas sul rapporto tra paternità e responsabilità politica, nel principio responsabilità, c'è la visione che i padri e i politici siano capaci di pulire il futuro per i giovani. È interessante, pulire il futuro non vuol dire assicurare il futuro, né costruirlo per loro, pulirlo vuol dire renderne possibile la pratica, consegnarlo come terreno su cui ritessere la vita. Pulire il futuro vuol dire sgombrarlo dai pregiudizi, sgombrarlo dai portati di violenza, dalle macerie, sgombrarlo dal punto di vista culturale di tutto ciò che è impaccio all'incontro fraterno, alla responsabilità. Pulire il futuro è un grande programma educativo, leggero e molto impegnativo, chiede ai padri di ripensarsi seriamente come adulti. Sì, in qualche modo i padri diventano padri soltanto attraverso una nuova nascita di se stessi come uomini, soprattutto in questo nostro tempo. Lo fanno, tantissimi padri stanno già praticando una nuova figura di paternità. Una nuova figura di paternità che è caratterizzata da una capacità, ad esempio, di attraversare la vulnerabilità e l'incertezza.
in piedi, come terreno per costruire relazioni impegnative, reciprocamente impegnative. La fragilità dei padri, sostenuta seriamente, nell'esercizio anche di capacità e di responsabilità e nella tessitura di rapporti intensi con altri, dice che la forza può andare di pari passo con la vulnerabilità e con la fragilità, può non farsi violenza, può restare forza resistente e capace di impegno, con altri e per altri. Tantissimi padri, nei loro progetti familiari, certo, con tutte le altre figure presenti, in queste famiglie così variegate e particolari, no? Nelle quali ci troviamo a vivere, che vediamo vivere attorno a noi, moltissimi padri sono capaci di costruire relazioni interessantissime, di fraternità familiare, ad esempio. Sono tantissimi padri che prendono la responsabilità, di famiglie normali, non particolarmente attrezzate, che condividono le responsabilità di allargamento della loro paternità, genitorialità a figli d'altri. O addirittura a padri d'altri. Oggi discutevamo una tesi proprio su queste nuove forme di ospitalità presso una rete di famiglie molto interessante, diffusa in Lombardia, di anziani soli e fragili, di adulti con disagi psichici, con difficoltà relazionali, in famiglie che diventano microcomunità, in reti piccole di 2 o 3 famiglie, non di più, accoglienti e fraterne, in cui appunto si anticipa futuro, perché i figli che vivono con te queste esperienze familiari stanno vedendo apparire delle forme di reciprocità responsabile, di costruzione anche di risimbolizzazioni affettive nelle relazioni reciproche, preziosissime, grandi, dà fiducia questo, pulisce futuro. Fa capire nella ferialità dei giorni che la vita può cominciare, che noi possiamo davvero giocarla nella sua novità, che dentro la biografia di una famiglia non c'è solo continuità e assicurazione, no, ci può essere inizio, iniziativa, cominciamento. In queste relazioni, che a volte sono anche obbligate, non è particolare eroismo, a volte sono i vicinati di condominio che ti obbligano, un po' ti chiedono questo, non riesci del tutto a sottrarti, vorresti un po' restare lì, poi no? Cominci a legarti ai vicini, si creano situazioni particolari, si usano degli spazi in modo totalmente nuovo, si coinvolge un'altra famiglia e il condominio diventa una piccola esperienza particolarissima di fraternità, di familiarità, di futuro. E poi piano piano se ne istituiscono le forme economiche, le forme amministrative, ci si aiuta, ci si collega poi a chi ha già fatto esperienze di questo tipo nella città vicina. È interessantissimo questo. È una fioritura di vite fraterne che chiedono però appunto paternità consapevole, capaci di inizio, consegni. Ciò che è realizzato, no, consegni ciò a cui dà inizio, anzi, consegni il gusto dell'inizio. Il gusto dell'inizio che è immaginazione. Punto Zoya, utopia minimalista, no? Dice della vita quotidiana. E questo mi sembra una cosa bellissima e prende forma la promessa. E prende forma la promessa. Sarà dura? Sì, non nascondi nulla. Del fatto che potrebbe essere dura, fragile, anche spazzata via. Ma la cosa importante è che tu sappia essere lì dove la vita comincia, o resiste, o prova a difendersi, o prova a rigerminare, piuttosto che là dove si inaridisce. La cura che i figli prestano ai padri, diventando un poco padri dei loro padri, diventati loro figli, no? Che era verso mio padre novantenne ormai. È una cura di tanti oggi, non era così ai tempi di Roth, in cui Roth scriveva quelle pagine, oggi è un'esperienza diffusa, oggi è un'esperienza diffusa, ha una valenza antropologica di cambio dei
importantissima. Pensate, i padri che devono imparare a declinare. A declinare, nel senso di sminuire, diminuire, allo stesso tempo a consegnare, a rideclinare il loro essere uomini, adulti, portatori di responsabilità in modo assolutamente nuovo. E la responsabilità che portavano adesso è consegnata e richiamata. E la loro responsabilità è di reinterpretare l'ultima stagione della vita come stagione seminale. Sì, c'era un passaggio molto bello su questo, nelle cose che diceva prima la dottoressa, come appunto se infine ciò che ti è dato è quello di metterti in sella. E questo è il lasciare. Lasciare. Padri che appunto non più come un tempo prevalentemente legano. Legano l'eredità, le continuità, no? La stirpe. No. Padri oggi che sanno legare e slegare insieme. Non solo slegare. E non troppo facile, no? Lasciare andare, superficiale, che poco chiede a sé e poco chiede agli altri. I figli non chiedono padri comodi e facili. E neppure i figli ci sono dati per nostra comodità. Legare e slegare. Lasciare andare, anche un po' obbligare andare in pienezza di responsabilità. E allo stesso tempo tenere legati al riconoscimento dell'altro, al continuo definire te in relazione alla cura da altri. Una volta era la guida, oggi forse è più il discernimento, oggi forse è più la veglia, oggi forse è più la veglia. Vedete, la veglia ci richiama, sì, l'attenzione al nemico che può venire nell'ombra, ma ci richiama oggi soprattutto all'alba, alla promessa dell'alba, al mostrare dove si cominciano a vedere i primi segni dell'alba, a consegnare poi l'alba, perché l'alba non è tua. I padri oggi vivono una grande evidenza che il tempo loro non è il tempo dei loro figli. Da alcune decine d'anni in qua, soprattutto, il tempo dei figli è tutt'altro rispetto al tempo dei padri. Lo è culturalmente, come poteri da esercitare, come definizione di un'identità dentro un mondo carico di temi simbolici, ricchissimi anche un po' di stordimento, carico anche di memorie in conflitto tra loro, che diventano disponibili, carico di nuove responsabilità, di nuovi saperi che rischiano di schiacciarti sulle possibilità del presente. Il tempo dei figli è un tempo veloce, grande, rapido, può restare molto superficiale, è pericoloso, perché è un tempo invece della potenza, del potere grande. Il tempo dei padri è un tempo che non sarà quello dei figli, e il tempo dei figli non sarà quello dei padri. Penso che nessun padre presente si auguri di sopravvivere ai suoi figli. E ci accorgiamo che comunque già loro adesso, mentre vivono con noi, stanno vivendo un tempo diverso, una declinazione diversa della loro vita, dei loro sentimenti, una forma del pensiero diversa dalla nostra. È interessantissimo questo incontro di tempi diversi, perché possono davvero arricchirsi con forza, ma non nel senso di integrarsi, resteranno diversi, ma nella loro diversità possono venire stimolati dall'altro tempo in una novità particolarissima. Il tempo dei figli veloce mi richiama ad un'attenzione all'essenziale, quindi a scavare dentro di me, perché questi figli nella loro velocità, spesso, più spesso di quello che ci sembra, hanno bisogno di fermarsi e di provare a capire chi stanno diventando, che mondo stanno realizzando, che senso e gusto ha ciò che stanno sentendo. E tu, se non hai l'essenziale del racconto o della storia di vita in cui un poco li hai coinvolti, resti spiazzato. E loro stessi hanno bisogno di questa tua diversità, del tuo tempo di adulto e di padre.
vedete appunto alla ricerca del padre, è appunto la ricerca del padre, ma la ricerca che fa il figlio, la figlia del padre, è un doppio movimento continuamente. E la grazia del nostro tempo, una delle grazie del nostro tempo, questa, di questo modo circolare, continuo, direi incontro continuo tra i padri e i figli. Non era così la relazione che avevo io con mio padre. Avevo una sorta di linearità diversa, non era fatta di questa intensità e di questa necessità di ripensamento continuo del senso, appunto, del fondamento, del valore, di ciò che vale davvero, di ciò che siamo stati per i nostri figli, appunto. La testimonianza, ma dire testimonianza rischia di rinviarci un poco a esemplarità. Direi attestazione, termine che uso pour le cœur, attestazione, pratica di vita di ciò che hai colto nella vita valere davvero. L'attestazione è legata alla fede e la fede è legata a ciò che hai scoperto. Ma da questo punto di vista certo che è fragile. Certo che è fragile, ma perché tanto della vita la smentisce, le utilità, le paure, le voglie d'assicurazione, poi scavi di fronte ai tuoi figli e ritorni lì e diventi capace di attestazione, capace, come dire, in qualche modo di scoprire gli elementi di profezia di cui sei stato capace nella tua vita, nonostante te stesso a volte. Un poco sorpreso dalla vita che ti ha chiamato a una novità, a una fedeltà, a una vicinanza, quando tu non avevi molta voglia o pensavi di non averne molte capacità. Noi a volte, come dire, sfuggiamo a noi stessi, sfuggiamo avanti, sfuggiamo verso il bene giusto che ci abitano, quasi richiamati dalla vita, dall'altro che ti si affida, da una frattura. Lo vedo in molti padri detenuti questo. In molti più padri detenuti di quello che si pensi. Ma lo vedo anche in molti padri normalissimi, la cui vita è attraversata dai compiti di cura che dobbiamo condividere tutti, o da scelte dei nostri figli che ci sorprendono, che non ci convincono del tutto, o da necessità di riorganizzare materialmente le condizioni della nostra vita, perché la nostra professionalità è diventata desueta. O perché il fallimento di un progetto sociale, di volontariato politico a cui eravamo legati ci obbliga a risignificare, a non sentirci falliti, a risignificare, accettando il pezzo di fallimento e provando ad andare a cercare cosa resta ancora di valido pur nel fallimento, cosa ci eravamo giocati davvero. E questo è bello, questa è la vita, questa è la pena che vale la vita, ma anche ciò che vale della pena di vivere, della bellezza di essere nati piuttosto che non nati. Dal fondo di questo, appunto, la promessa fondamentale del diventare padri e dell'essere padri cercati dei figli. Il chiamare alla fraternità, il chiamare alla fraternità i figli. Scoprendo la necessità di tornare a essere fraterni tra padri, padri non autosufficienti, padri figli, padri che devono ad altri, padri che devono ad altri, grazie ad altri sono diventati il meglio di quel che sono, poi non sono solo il meglio, sono anche altro, ma il meglio lo devono ad altri. E quindi richiamati in nuova fraternità, in un nuovo inizio oggi, in tempo d'esodo. Nuovo inizio, fedeltà, pulitura del futuro, attenzione alla possibilità che davvero le fraternità rendano il cammino duro dell'esodo e piano piano anche il delinearsi della promessa interessante, bello, per i nostri figli, sarà il loro tempo. I figli possono ritrovare i padri così. L'evidenza del fatto che le porte importanti della vita sono troppo strette per uno solo, ma in due.